Delitto Rea, già due volte i giudici hanno detto no. Domani la Corte di Cassazione si pronuncerà sulla scarcerazione di Parolisi. Vertenze sindacali, domani incontro in regione con i sindacati per la CB di Cerreto Desi, a rischio chiusura dal prossimo mese di febbraio. Come sta cambiando l'assistenza sanitaria in Italia? Dibattito ad Ancona all'Università Politecnica, in cui si è parlato anche del diritto alla salute. Offida, il suo centro storico, le sue antiche tradizioni potrebbero diventare patrimonio dell'umanità. Dal sindaco Lucciarini la richiesta all'UNESCO. Calcio seconda divisione, bella vittoria del Fano in casa contro il Neapolis per 3-1. Domani sera il posticipo della B con Ascoli Bari. Come sta cambiando l'assistenza sanitaria in Italia? Se ne è discusso in un incontro all'Università Politecnica delle Marche, ci riferisce Barbara Marini. La sanità italiana è investita da un grande cambiamento. Da qualche anno si sta ridefinendo la struttura del welfare e il diritto alla salute è garantito anche con l'assistenza sanitaria integrativa. Quella, per esempio, è entrata in molti contratti collettivi rinnovati negli ultimi anni. Lo scorso anno sono arrivati i più recenti decreti attuativi sul tema, che hanno introdotto una serie di novità come la costituzione dell'anagrafe dei fondi, casse, enti e società di mutuo soccorso che possono assicurare questa assistenza sanitaria integrativa dietro il versamento di una quota da parte dell'azienda o del lavoratore. Un seminario di studio organizzato dalla Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche ha approfondito la rivoluzione in atto nella garanzia del diritto universale alla salute. C'è il rischio che la diminuzione della protezione sulla sanità accordata dallo Stato sia totalmente mangiata dal mercato, dai privati, dalle assicurazioni, le quali ovviamente hanno un interesse speculativo, vogliono guadagnarci. Allora, di fronte a questa prospettiva riprende vita un'antica storia, quella della solidarietà e della mutualità attraverso le società di mutuo soccorso. Il meccanismo qual è? Il meccanismo è quello che la società di mutuo soccorso copre le prestazioni di assistenza integrative non riconosciute dallo Stato, però non ci lucra sopra. Il ruolo delle società di mutuo soccorso diventa infatti importante anche per le categorie più deboli, quelle per esempio che non rientrano nella contrattazione collettiva. I precari, le casalinghe, gli immigrati e i pensionati, categorie non appetibili per le assicurazioni. L'idea è quella di creare dei fondi aperti in cui possono confluire i contributi dei lavoratori dipendenti e aggregare attorno a questo nucleo fondante i contributi individuali dei singoli cittadini che vogliono essere coperti da un punto di vista sanitario.